Oggi sto andando a fare la seconda fisioterapia a distanza di 3 settimane dalla prima alle porte di Torino e quindi Valeria ne approfitta per venire con me che deve tornare a Torino. La stagione in teoria è andata avanti, in realtà in 3 settimane fa molto più freddo di prima. Invece fa molto più freddo. Sì. Fermiamo di nuovo il video perché serve il navigatore per andare alle porte di Torino. Ciao. Buon viaggio, bene. Buon viaggio. Ok. Arrivate alla stazione metropolitana? Sì, con legna. Ciao. Buona settimana. Grazie. Ciao. Ci vediamo presto. A presto. Ciao ciao. Ora, dalla stazione della metropolitana al luogo dove farò fisioterapia ci sono 4 minuti di strada. Stavolta so pure che il parcheggio c'è vicino, quindi comodissimo. D'altra parte ho parcheggiato un po' lontano. Perfetto! Ancora 3 minuti di buono! Per dirvi che ho fatto in queste 3 settimane tutti i giorni gli esercizi di ginnastica ipopressiva che mi aveva detto di fare e mi sento meglio, sento dei benefici, quindi speriamo di averli fatti giusti, speriamo che me ne dia di nuovi perché dopo un po' sono noiosi e poi vi racconto. Allora, è andata bene, bene, bene. Non ero sicura di far bene alcuni esercizi, invece mi ha detto che sono bravissima, quindi sono contenta. E adesso mi ha tolto un esercizio e me ne ha messi degli altri faticosissimi, ma sono contenta perché così più sono faticosi e più si lavora ovviamente, più si ottengono risultati. Devo contrarre molto bene la parte bassa degli addominali, quindi sotto l'ombelico e poi anche i glutei, mantenendo la postura dritta, quindi il petto in fuori, contrarre quello durante l'espirazione, contrarre quella parte lì tirando su verso l'alto, insomma, e poi anche i glutei, perciò facciamo qualcosa che va bene un po' per tutto, una rimessa in forma generale. E avevo parcheggiato talmente Boeing vicino in un attimo sono in macchina e torno a casa. Tornerò qua fra altre 3 settimane sperando che stavolta la primavera sia arrivata davvero e non per finta. Questo ricciolino qua ormai era verde, adesso è così, però resta qua a farmi compagnia e ci sarà anche d'estate, anche se ha un aspetto autunnale. Ormai dentro penso che non ci sia più niente, sia vuoto vuoto, però è decorativo. Adesso occhiali, navigatore e torno a casa da Ricky perché Ricky doveva venire anche lui con noi e stare poi a Torino, però sono un paio di giorni che non sta bene, mal di stomaco, penso un'influenza gastrointestinale, comunque ha dei bei crampi poverino, perciò è rimasto a casa da me e adesso torno da lui. L'unica cosa è che mi attiva un sacco di metabolismo fare questa ginnastica e quindi mi scappa così, resisterò fino a casa.